Sono quelle partite particolari, dai, che capitano raramente, perché comunque oggi la palla sembrava che mi veniva a cercare in area di rigore, quindi grazie. Sembrava che mi veniva a cercare, quindi cioè, sono contento, perché penso che mi sia capitato in carriera una sola volta, e parliamo di 7 anni fa a Catanzaro, ero un Catanzaro Juve Stabia, avevo fatto 2 gol, e mi ricapita dopo 7 anni, quindi penso veramente che sia una cosa rara. Una partita malata, molto sentita. Sì, era sentita, ma più che altro per quello che era successo un po' all'andata, perché diciamo la verità, questo campionato il Rimini l'ha stravinto. L'ha stravinto, non c'era niente in discussione. C'era solo il fatto che loro all'andata magari avevano avuto un comportamento, secondo me, no, da dilettanti, parliamoci chiaro, perché la verità è quella. E secondo me oggi è stata la giusta dimostrazione di una squadra che era superiore a tutti, perché ha dimostrato oggi che se sta con la cattiveria giusta, con la voglia di vincere, ce n'è per in questo campionato, almeno ad oggi non ce n'è per nessuno. Era l'ultima squadra che rimaneva da battere? Sì, perché era l'unica squadra che non eravamo riusciti a battere, perché all'andata poi avevamo perso prima di Natale, la partita prima di Natale è stato un Natale un po' così, insomma, ci aveva un po', ma nemmeno fatto perdere, sai, le certezze, perché però forse secondo me è stato il momento fondamentale della stagione, perché ci ha portato di nuovo con i piedi per terra, si era riavvicinata di un punto, e poi dopo il girone, dopo la sosta abbiamo fatto 7 vittorie di fila, se non mi ricordo male, quindi veramente penso che ci abbia dato il là all'andata ad essere concentrati sul campionato, insomma. Oggi è per difensivo, l'ultimo intervento, ma per gli altri sono più errori. Sì, perché oggi stranamente abbiamo cercato di giocare un po' più a pallone anche da dietro, così abbiamo rischiato qualche volta, però è giusto secondo me farlo, perché quando non c'è pressione di risultato è giusto provarci a giocare, perché ovviamente secondo me abbiamo le qualità per farlo ed era giusto così. Poi ci sta che magari fai un errore e ti puniscono, però secondo me è giusto rischiare, se si vuol giocare bisogna fare così, se no bisogna avere anche quella personalità di farlo, questa squadra penso che abbia dimostrato di averla, quindi... Sì, il mio record è 6 gol, l'avevo fatto con la Nocerina in B e avevo una, no, una scommessa, dai, insomma, col direttore, però mi sarebbe piaciuto superarlo, solo che sai, quando poi sei a 4, mancavano 2 partite, avevo pensato di non arrivarci più, invece vedi, c'è ancora l'ultima partita, non si sa mai. È vero, vabbè, ma Pera basta una partita, che poi lo può superare il suo record personale. Pera penso che ha battuto tutti i record quest'anno, almeno quelli personali li ha battuti tutti. C'è una cosa In particolare, credimi, voglio dedicare questa vittoria di questo campionato alla mia famiglia, a mia moglie, perché mi sono stati vicini in momenti anche non felicissimi che ho superato quest'anno. E però una ancora più particolare secondo me la merita questa squadra, perché mo al di là del fatto che può sembrare tutto facile sto campionato vinto, però non è così, noi che stiamo dentro ci sono tanti esempi di squadre che comunque rimangono in questa categoria infossate e non riescono più ad uscirne, invece il Rimini ce l'ha fatto in un anno solo con una squadra fatta di giocatori che erano più abituati a fare la Serie C che la Serie D, parliamoci chiaro, quindi non era facile. Secondo me va fatto un applauso a tutti quanti, allo staff, allo staff medico, allo staff tecnico, a tutti, alla società, perché veramente hanno fatto, secondo me, una cosa che non è facile, vincere. Sì, sì, ci tenevamo a vincerla, è stata una bella soddisfazione, credo che abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. E poi vabbè, dopo le ultime 2 partite che magari abbiamo calato un po', ci tenevamo a vincere in casa di fronte ai nostri tifosi. Il gol vabbè, è una bella soddisfazione personale, però penso che la prestazione della squadra è stata molto molto importante. Si è visto che vieni già in forma pure scudetto? Sì, va bene, penso che abbiamo fatto un bel campionato e questa partita ha dimostrato che siamo ancora in forma e che ci teniamo a fare una bella figura, pure lo scudetto.
risultato che non si è capito molto, si è messo tutto in posa. Sì, ho preso Savagivi che aveva gli occhiali, quelli che ci hanno già fatto lo sponsor, e mi sono messo gli occhiali. Non so se ha visto la. A mio figlio, come sempre, a Stefano, che sta facendo i primi calci. Proprio stamattina ha cominciato a calciare il pallone a casa. Sì, beh, diciamo che penso che oggi sia stata una partita che ha dimostrato tutto il nostro valore e che abbiamo stravinto questo campionato su tutti i punti di vista. E penso che ci siamo ripresi anche una soddisfazione personale a livello di orgoglio per come ci hanno trattato all'andata, perché penso che si siano comportati veramente da dilettanti e noi oggi, facendo i signori, abbiamo dimostrato come si gioca a calcio. Sì, vabbè, è normale queste partite come quella col Piacenza, è normale che si debbano mettere anche su quel piano, con molto agonismo, perché sennò non le porti a casa. Abbiamo fatto capire fin da subito com'era la musica e quindi siamo contenti di aver confermato questa prestazione e di aver dimostrato che il Rimini, dopo che ha vinto il campionato, non ha mollato di un centimetro e non ha assolutamente sbaccato. Ci alleniamo sempre al 2000, siamo sempre sul pezzo e adesso vogliamo dimostrare di essere più forti anche nella post-scudetto. 17 di fila e ci fa piacere perché, dai, mo perché è finito il campionato, se no potevamo allungare ancora di più. Siamo contentissimi, è stata un'annata straordinaria e quindi non ci sono parole, ecco. Ha parlato sempre il campo e non abbiamo fatto parlare per marachelle fuori dal campo, quindi non potevamo fare di più, secondo me. La forza di questa squadra è sempre stato il gruppo, perché anche chi gioca meno dà sempre un aiuto, dà sempre una parola di conforto a chi gioca e penso che questa sia la cosa più importante nel calcio, perché è facile dire gruppo, ma quando non si gioca non fa piacere a nessuno. E questa è una squadra unita anche fuori dal campo e si vede.